È così che è andata Paolo, mi dispiace. Però sul serio io credevo che ce l'avrei fatta a tirarti su anche senza mamma. Invece, gli affari sono andati male, sono impicci. Tutti che ti sbattono la porta in faccia. Manco un ladro so fa, manco un ladro. Scusami Paolo. Ma vuole? Ma tu ci credi a papà tu? Sei mio padre, ti voglio bene. E penso che... Ah papà, io non avrei mai creduto che potevi fare una rapina in banca. Ma che rapina? Lo scasso di un manco matto non è mica una rapina. E invece quel delinquente mi ha rovinato. Beh papà, non far così. È vero, tu non sei capace di fare del male a nessuno. A Lampedusa li buttavi sempre in mare i pesci che pescavamo. Vedrai che andrà tutto bene. E magari poi ci torniamo insieme a Lampedusa. Ci prendiamo un po' di stanze da affittare e ce le gestiamo io e te, eh? Sì. Sì, andrà tutto bene. Senti, tipo, ma ci stai ancora a casa di quegli amici tuoi? Com'è che si chiamavano? Ciccio e Nina. Sì, sto sempre con loro. La madre mi tratta come un figlio. Sono bravi quei ragazzi là. Sono contento che c'hai degli amici così. Cazzo, Paolo, c'hai il cellulare staccato. Com'è andata? Come sta tuo padre? È morta la batteria. Oh, Apole, ma che c'hai? Ma che ti sei fatto? Una canna? Oggi c'ho allenamenti, sennò me la facevo pure io. Nina, ce l'hai una foto della ragazza? Che devi ricattà? Lo sapevo, ci ha denunciato. Ma no, tutto bene. E che ci fai con la foto? E che ci fai? Ah, ho capito, Paolo, quella ti piace, eh? È vero che ti piace? No, no. E va bene, sì. E che ci sta di male? Ma come che ci sta di male? Ma se quella cambia idea, ci denuncia, andiamo in carcere tutte e tre. E la vuoi rivedere? Ma l'hai guardata bene, sarà sempre solo con quei parolini che ci portano le macchinette a riparare. No, lei è diversa. Comunque anch'io penso che è diversa. Aveva bevuto una cifra, si vedeva. Aveva lo sguardo buono. Ma diversa di che? Ma che c'ha? Tre gambe? Ma che è? Apole, svegliate. E questo di chi è? È sicuro di quella di ieri. Mo' porta sto buffer, mo' vendo subito. No, lascialo a me. Ila, ma con tutti i contatti che c'è su MSN, te chatti sempre con quelli più schifosi. Tu sei proprio una deficiente. Mi ha appena telefonato Lollo. Mi ha detto che ti sei ubriacata. Che ti ubriachi sempre. E poi proprio il giorno che hai saputo di essere stata bocciata anche. Lollo è un bravo ragazzo, un ragazzo di buona famiglia. Tu adesso vai, lo chiami e gli chiedi scusa. No, ma che cazzo dici? Ma come mi parli, Ilaria? Un bravo ragazzo, di buona famiglia. Te non sei un cazzo di Lollo. E la mia bocciatura, ma che vuoi? È il minimo che non riesca più a studiare. Anzi, non so se tornerò più a scuola. Cosa? No, cara, tu devi studiare. Tu ti devi diplomare. Se soltanto ti potesse sentire parlare tuo padre. Non parlare di papà. Non ne parlare mai. Tu non ne puoi parlare. Non l'hai mai capito tu, papà. E l'hai anche tradito. Io lo so, sono sicura. Comunque, buona o non buona, noi non ci abbiamo ancora i pezzi per la macchinetta di Gustavo. E dobbiamo pure pagare Campana. E che facciamo? Ne rubiamo un'altra. Così poi dobbiamo dare ancora più soldi a Campana. Oh, mi stai a far venire l'angoscia. Allora chiamiamo il Campana. Paolo, che facciamo? Chiamiamo il Campana? Nina, io la voglio ritrovare, ma non mi viene in mente niente. Ancora? Ma lo capisci che seppure c'ha uno sguardo buono e sembra diversa, quella non c'entra niente con te. Ma perché non posso provare? Magari comincia a frequentare persone normali e non solo ladri. Grazie. Carino, sei proprio figo, grazie. Guarda che se noi cerchiamo di arrotondare perché non abbiamo i soldi, abitiamo tutti in questa zona, ma noi siamo diversi da loro. Quanto prende mamma per il lavoro al maneggio come contabile, eh? Giusto i soldi per mandare avanti la casa e per il mangiare. Sì, però ci lasciano il casaletto. Vabbè, e poi che fai? Glielo dici di tuo padre? No, mai. Dai, lasciamo stare proprio. Vabbè, ho capito. Dammi il suo telefonino, va. E che ci fai senza PIN? Avrà fatto un duplicato della SIM, ma il numero sicuro è lo stesso. C'è una sorella che è una grande. No, è che c'è un amico cretino. E ancora più cretino se la chiama. E bastela. Smettila con ste birre. Io non ti capisco più. Hai visto cosa è successo stanotte? Quelli ti potevano ammazzare. Chi se ne frega se quelli mi ammazzavano? Ma che cazzo dici? C'ha ragione papà. Dice che conosce un bravo medico che potrebbe aiutarti. Vale, ma che cazzo dici tu? E poi che parli con tuo padre? Lo so che mi sta facendo del male, ma voglio così. Almeno non penso. E lascia perdere Lollo. Quello è pericoloso. Lollo non lo voglio vedere mai più. Meno male. Ila, ti sei pure fatta bocciare.
e l'anno prossimo dovrei tornare a scuola, scema! Tuo padre non sarebbe contento. Mi parlare anche tu di mio padre. Nessuno mi deve parlare di mio padre. Non lo voglio sentire nominare, non voglio vedere una sua foto, non ne voglio parlare. Non lo capisci quanto mi manca? Io lo so che papà, anche se non c'è più, mi capisce. È mia madre che non mi capisce, lo sai. Non mi ha mai capita. È che siamo troppo diverse. Non ci posso fare niente. Dai, dai, passa! Eccolo! La chiamiamo? È che tra donne in famiglia è sempre un casino. È è presente anche io e mia sorella più grande. Ma che cazzo è? Pronto? Pronto, chi è? Sono Paolo. Paolo chi? Paolo, quello dell'officina. Ma quale officina? Le macchinette, dove riparano le macchinette. Ah, il delinquente. Ma chi era? Quel cretino che ha rubato la macchinetta con me dentro. Ma come fa ad avere il mio numero? Mandare subito un sms. Che ci scrivo? Che ha il suo telefonino, che le chiedi scusa e che vuoi vederla per ridarglielo. Dai, scrivi! Ma tanto non risponde. Sto cretino, ma non ha paura che lo denuncia? Ti chiede scusa. Una perla rara. Un ragazzo che chiede scusa, ma è carino. Sì. E che tipi sono i suoi amici? Strani. La ragazza è simpatica, mi sveglia. L'altro è secco secco, ma lo chiamano Ciccio. Mi voleva legare a un blocco di cemento e buttare da Ponte Milvio. Scrivili che arrivò il telefonino. Ok. Lo vedi che ha risposto? Scrivi. Grazie. Sono felice che mi hai risposto. Ti va bene se sarà alle 10? Sono felice. Hai ragione, questo è proprio strano. Sembra una ragazza. Ma quanti anni c'ha? Boh, credo come noi. Scrivi. Ok, alle 10 al voi. E la poi decidiamo se andare o no. Grazie. Speriamo di non aver fatto una cazzata. Sì, però quanto sono belle ste ragazze. Ho una macchinetta fighissima. E questa a chi l'hai rubata di macchinetta? Piacere, Carlo. Però ti chiamo Ciccio. Nina, Ilaria. Ilaria, oh. Valentina. Nina. Carlo. Valentina. Paolo. Valentina. Che ne dite di una birra? Sì. Io qua non le compro. Sono tutti ladri. Pizza fredda e birra calda, sempre tutto al contrario. Madonna Lama, non ti va mai bene niente. Ma no, che c'entra? Io sono della Vergine. Io invece del Sagittario, ma non ci capisco un cazzo di ste cose. Ma dai, anch'io sono Sagittario. E che vuol dire? Andiamo d'accordo? Non è detto. E tu Nina, di che segno sei? Ariete. Ehi ragazzi, ma nessuno importa sapere di che segno sono io? No! No. Insomma, poi così alla fine abbiamo vinto. Ora domani ho un provino con il Senacalcio, so uno serio io. Ragazzi, ce ne facciamo un'altra birra? Ma si è fatto tardi, mi sa che noi dobbiamo andare. No! Se vuoi ti accompagno io, ho il motorino proprio qui vicino. Eh sì, ma sono con Vale, mi sa che lei deve rientrare adesso. Beh, la scortiamo noi. Sì, sì, certo. Ok. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Capito dove era quando sparisci, eh? Coi bori. Mi fai pena. A pezzente! Che fai, l'accompagni tu a casa, la donna mia? Eh? Smettila, smettila, stronzo! Vattene, che cazzo fai, vigliacco? Sì, sì, certo che me ne vado. Siete proprio una bella coppia. Vigliaccone pezzente e una mignotta. Auguri ai figli maschi. Che cazzo.
Andiamo, va. È il mio ex ragazzo. Ma come ha fatto a stare con uno così? Gerisievo, sei venuto un'altra volta contro mano. Non devi venire contro mano. No. Già te l'ho detto altre volte. E che pizza. Comunque dai, che cosa vuoi? Per me è il solito. E tu? Allora com'è? Cattivo come la pizza? No, è buonissimo. Che t'avevo detto? Senti, ma abiti in quel casaletto? Sì, mio padre è quasi sempre in viaggio per lavoro e sa che sto dalla madre Cicciannina. Ma a me non mi va. Mi sento molto più libero così. Ma non è brutto, no? No, cioè è strano. E poi tutte quelle macchinette dentro. Ma la nostra officina. Modifichiamo macchinette e motorini. E le rubate anche? No, cioè, l'altra sera sì, ma era la prima volta. Ci avevano convinto degli amici. Non mi credi? Sì. Ce l'hai ancora mezz'ora? Non è bellissimo? Te volevo far vedere. Sì, è bellissimo. Ci vengo quando voglio stare solo. Mi ricorda la mia isola. Lampedusa. Io sono nato lì. Ci sei mai stata? No, mai. È bellissimo. E lì è un'altra cosa. Tutti sono uguali. E tu sei di Roma? Sì, di Roma. E i tuoi stanno insieme? No. Ma scusami, mi va di parlare dei miei? Non ti preoccupare. No, ecco che proprio non ci riesco. C'ho tanti casini anch'io, che pensi? I miei sono separati. Sai che mi manca a volte? Chi? Come chi? Lampedusa. Mia madre è rimasta lì e c'è un ristorante. Forse un giorno tornerò a stare lì. Non c'hai la claustrofobia? Però qui com'è bello. È grande. Forse. Senti, stavo pensando una cosa. Ma perché non venite con noi a Siena domani? Torniamo presto. Dai, perché no? Vabbè, andiamo. Sì, no, è che volevo dirti un'altra cosa. Ragazzo con il quale sei rientrata stanotte. Ti ho vista, sai? No, Ilaria, forse non ci siamo capite noi due. Tu non devi comportarti così. Tu non puoi rischiare di perdere un ragazzo, un fidanzato come Lollo, hai capito? Che fai, mi spia adesso? E poi appena 18 anni già mi vuoi sistemare? Tranquilla, se non avremo più soldi andrò a lavorare. La verità è che sei tu che hai messo gli occhi sul padre di Lollo da quando hai saputo che si è separato. Ma come ti permetti di parlarmi così? E poi comunque che male ci sarebbe se io trovassi un altro compagno. Non voglio rimanere sola tutta la vita. E che tu sei una stupida viziata, tutto qua. Io non ce la faccio più con te. Sì.
Sono io che non ce la faccio più. Sono io che non ce la faccio più. Ilaria? Però sei carina vestita di bianco, sai? Grazie. Oh, campà, qua si sta a far tardi, a me mi stanno aspettando, eh. Oh, Ciccio, partimo, tanto queste non si vedono. Andiamo, dai. Ciao, ragazzi. Ciao, Ilaria. Ciao. Ciao a tutti. Oh. Scusate il ritardo. E mica me l'avete detto che ci avete le amiche paroline, eh? So fighe, bravi, bravi. Andiamo, dai. Ma che so, tedeschi? Amore, non fa lo stronzo, sai? Tu sei solo mio. Solo mio. In de panchine dal 2-0 e 3. Le CTM, al truce clan, fans club. Della presunzione ti fa rap. Che cosa volete fare da grandi? Beh, io vorrei andare nelle aree calde e dannate del mondo per denunciare e fotografare le atrocità. Così la sequestrano e la decapitano. Tu, Paolo? Io vorrei avere un albergo in riva al mare in un posto bellissimo. Così viene l'onda anomala e se lo porta via. E tu, Ilaria? Beh, io voglio fare la scrittrice di romanzi. Che tanto non te pubblica nessuno! E tu, Giada? Ma io mi voglio sposare con l'uomo mio e fa tanti bambini. Amo, amo, no, che poi te incazzi, perché io te tradisco giorno e notte e poi piangi pure. Ma lasciamo stare, dai. E tu, Nina? Io voglio diventare meccanico e laboratore di moto. Così la prende, ci casca e finisce pure all'ospedale. E Ciccio Bombo? Io voglio fare il calciatore. Così se rompe la gamba la prima partita. Ah, gamba, è morto per cazzo però, eh. Ma non avete capito niente? Non vi serve da lavorare, all'amicinia non vi serve da lavorare. Posso mettere su una banda tipo quella della Magliana. So cazzi per tutti! E tutti! A Ciccio, mando sta allo stadio! Fine settimana strisce, e cerca persone per una puttana che sparisce. Con le panchine e rap, e col rap di martello. E le crisi di tutti quando fatti col gemello. In le panchine e un'altra storia che finisce. Così magari se viene pure mio fratello, eh! Buongiorno! Senta, dovrei fare il primo con il Siena. Posso entrare anche loro? No. Ma raga, se tu non puoi entrare, sei impuntato, io che devo fare? Non ci vado manco io, dai. Ma come c'è? Sta tranquillo, la padre rimango a riprendere, non ti preoccupare. Con questa no, con questa. Pura la borsa, pura la borsa. Vabbè. Ciccio, bocca al lupo. Bocca al lupo, Ciccio. Bocca al lupo, Ciccio. Bocca al lupo, Ciccio. In bocca al lupo! A lupo ci hanno rubato! A lupo! Dal 2-0 e 3, dai CTM, al truce clan, fans club. Dalla presunzione ti fa rap meglio di te, alla convinzione che sta roba non fa per te. Quanto sei bello! Non me ne fotte niente. Nina, Nina, basta con ste foto, Nina! Carino, dico, com'è che si chiama? Beh, comunque, lo vedete cosa so, sì. Che famo? Noi vogliamo andare al museo delle armature. Guarda, mo, sta proprio lì. Ma quale museo dell'armatura? Io sta roba, la cultura, sta stomaco vuoto, non la concepisco. Dico, ma lo vedi là? Museo dei piatti tipici, cioè sta a fianco, ma andiamoci a fare uno zoppo, no? E dai, proprio niente, eh? Vabbè, mo' andiamo, se becchiamo dopo, eh? Ciao. Non ci divina con l'intelletto. Nina, ma Campana e Giada sono veri? Che bello che è qui, sei un sacco. Ciao. Sentite, noi due andiamo un attimo lì sopra a vedere le mura, eh? Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao. Che belli che sono però, eh? Beati loro. Chissà come sono felici. Tu ce l'hai un fidanzato? No, non più. Sono stata con un ragazzo per 6 mesi, però poi ci siamo lasciati. Cioè, lui ha lasciato me. Ah. Tu invece? Da piccola mi piaceva un sacco Paolo, eh. Però lui giocava sempre con mio fratello e poi che ne so, siamo diventati troppo amici. Poi l'altro anno stavo con uno, ma mi tradiva tanto, così... Boh, non lo so, sono un po' delusa. Chissà Gigio come sta andando il provino. È un bel tipo tuo fratello, sai? Mi sta simpatico, poi sembra così sensibile. Ma dai, ti piace mio fratello? No, vabbè, dai, mi sta solo simpatico. Guarda dove sono arrivati, lassù.